Siamo a Palazzo Gondi, a due passi da Palazzo Vecchio, nel pieno centro di Firenze, dove è di scena il Salone degli Artigiani, le eccellenze di alcune regioni in mostra in questo spazio. Siamo in compagnia con Alessandra Zaltieri, che è la ideatrice, creatrice e anche disegnatrice di Tulsi Kashmir. Innanzitutto, che cos'è questo marchio e che cosa raccoglie? Bene, questo marchio Tulsi, Kashmir, è un marchio che raccoglie da 20 anni praticamente la testimonianza artigianale di splendidi ricamatori e tessitori del Kashmir indiano, precisamente della capitale del Kashmir, la valle di Srinagar, e con cui io collaboro praticamente da 20 anni, da oltre 20 anni, proprio cercando anche di riconoscere identità, delle identità molto specifiche, artistiche, fra un mondo che ci pare molto lontano, che in realtà è molto vicino anche ai nostri moduli rinascimentali per quanto riguarda sia lo stile che l'architettura, i palazzi, eccetera. Quindi questa scoperta per me è stata proprio quella, la scoperta che ho individuato nella mia ricerca del Kashmir, è derivata questa scoperta, questa analogia meravigliosa. Infatti il tema della seta e del Kashmir, della seta molto anticamente, del Kashmir più di recente, relativamente di recente, non è solo una questione di gusto, di piacere, di lusso, ma anche proprio di cultura. Le tue creazioni in questo senso cosa raccontano? Le mie creazioni raccontano, io spero di riuscire a raccontare abbastanza bene proprio questo flusso di armonie fra un Oriente lontano e il nostro vicino Occidente, che hanno dialogato nei secoli in modo incredibile e che proprio in certi tipi, certi ambiti ben precisi dell'architettura, dall'artigianato altissimo, riescono proprio a identificare questa grande armonia e questa grande anche identità. Si identifica un'identità fra dei moduli persiani, che sono i moduli appunto a cui si ispirano proprio i Kashmiri da tempo immemore, ma parliamo del 1600, dal 1600 ad oggi. Il Rinascimento, che nasce prima, un secolo prima, aveva già questi moduli, li aveva individuati molto bene, li aveva espressi al massimo della sua bellezza e sono arrivati anche da loro tramite le vie sia della seta, ma soprattutto tramite. Qui abbiamo un arcobaleno di colori. Ecco, in tema di colore c'è una tendenza moda, un gusto che in questo autunno-inverno 2021 è protagonista? Allora, secondo me io sono molto poco modaiola, nel senso che non sono veramente autenticamente fuori dai circuiti modaioli. Io mi definisco una che si occupa di moda a passo lento, perché il passo è il passo mio, è il passo dei miei artigiani meravigliosi, che hanno delle modalità che sono al di fuori dei concetti modaiola. Noi lavoriamo tantissimo sui colori, sull'esplosione sempre di colori, che siano colori che ravvivano sia d'estate che d'inverno e che danno una luce, che mandano sempre della luce. E questo è il concetto in genere. Quindi non saprei definire un colore particolare per questa stagione.